Cari amici di Total Photoshop, ma soprattutto cari fans delle immagini in movimento, questa settimana vediamo come andare a gestire le immagini, le foto all'interno di Premiere. Prima però di vedere come si lavora nell'interfaccia di Premiere, mettiamola così bella precisa, così abbiamo il nostro pannello sorgente, il nostro pannello programma tutto in ordine, vediamo che cosa dobbiamo fare prima di importare, perché di importare le immagini, perché ci sono alcuni settaggi che vanno sicuramente visti. Se lavorate su Mac, andate al menu Premiere Pro e scegliete preferenze. Se lavorate su PC, lo stesso menu lo trovate sotto modifica, ma il contenuto rimane lo stesso, quindi preferenze generali e i due settaggi su cui mi vorrei soffermare sono la durata predefinita dell'immagine, che di default è a 125 fotogrammi. 125 fotogrammi vuol dire 5 secondi nella maggior parte dei casi, perché generalmente lavoriamo con video girato a 25 fotogrammi al secondo, così come è indicato all'interno del pannello progetto dove c'è frequenza fotogrammi. Comunque voi potete variarlo se ne avete l'esigenza, quindi cambiando questo valore la durata delle immagini fisse cambierà a seconda della quantità di fotogrammi inseriti all'interno di questa casella. Un altro settaggio molto importante è il ridimensionamento predefinito a dimensione fotogramma. Questa cosa può essere buona come può non essere buona. Perché? Perché se devo lavorare con le immagini animandole, per esempio, ridimensionare un'immagine che solitamente è superiore al 1280x720, magari abbiamo un'immagine a 4000x3000, per cui importarla scalata a 1280x720 non mi permetterà più di andare a fare delle animazioni. Per cui il consiglio è quello di lasciare spuntata questa voce e lavorare con i valori di default. Quindi premiamo ok e vediamo come importare adesso le immagini all'interno di Premiere. Conosciamo un modo, che è quello classico, facendo tasto destro all'interno del pannello progetto e scegliere importa, che è la stessa cosa che scegliere file e andare a cercare la voce importa. Un altro modo che secondo me è molto più comodo è l'utilizzo del browser multimediale. Quindi clicco sul browser, vedete che all'interno del browser multimediale vengono visualizzate già le immagini. Premiamo Shift e accentata per espandere la finestra del browser e in questo modo posso vedere tutte le foto contenute all'interno della mia cartella, che si chiama appunto foto. Vorrei soffermarmi su un particolare, a parte che le foto fa schifo ma non ci interessa. Se all'interno della cartella abbiamo oltre alle foto anche altri tipi di file che possono essere video o audio, possiamo decidere di scremare e visualizzare solo le immagini, solo le foto, andando qua in alto a destra scegliendo il tipo di file. Espandendo questo menu, infatti, potete vedere che ci sono varie scelte. Possiamo decidere di lasciare tutti i file supportati, che solitamente è il settaggio di default, oppure cliccando sopra, se abbiamo all'interno della nostra cartella più file grafici e fotografici, magari abbiamo dei JPEG e abbiamo anche dei file PSD, per esempio, in questo caso possiamo scegliere di visualizzare sia i file JPEG sia i file di Photoshop senza vedere tutti gli altri file. Comunque per il momento lasciamo solo tutti i file supportati, perché tanto all'interno della mia cartella ho solo delle immagini. A questo punto devo scegliere le foto da importare, posso farlo cliccando sulle foto singole, dopodiché tengo premuto Command Control da tastiera e vado a scegliere le foto che mi interessa importare, oppure prima deseleziono per farvi vedere un altro modo per scegliere tutte le foto, posso andare a selezionarle tutte con il passaggio del mouse su tutte le immagini in modo da fare quel rettangolo che me le comprenda tutte, oppure premendo Command A o Control A da tastiera. A questo punto vengono selezionate tutte le immagini. Tasto destro sopra un'immagine, scelgo importa. Aspetto che i file vengano importati. E adesso dove saranno i miei file? Ma saranno nel pannello progetto. Eccoli qua. Vedete che
la visualizzazione è a lista, ma la lista lo vedo da questo tastino premuto qua in basso, oppure posso scegliere la visualizzazione a icone, così ho la possibilità di vederle anche più grandi. Ma se per qualche motivo voglio lavorare con le foto visualizzate a lista, è bene avere delle preview di queste immagini. Per avere queste preview basta andare qua in alto e scegliere miniature. Se lo deseleziono io vedrò solo il simbolo del file grafico. Se vado a riselezionarle, quindi verificate che ci sia spuntata la voce miniatura, ecco qua che vedo la mia bella preview, la mia anteprima, che posso andare anche ad ingrandire. Adesso premo Shift e accentata per tornare all'area di lavoro di Premiere. Quello che devo fare adesso è importare, anzi prima di tutto visualizzare l'immagine che voglio, sulla quale voglio andare a lavorare. Basta fare doppio clic dal pannello progetto e vedrò la mia foto all'interno del pannello sorgente per intero. Questa è tutta l'immagine opportunamente ridimensionata per fare in modo che si veda tutta. Ma se voglio andare ad importarla nella timeline, beh, basta prendere, cliccare, trascinare e in questo modo la vedrò nella timeline. Però c'è questa discrepanza, vedete come nel pannello programma sia molto più grande la foto rispetto a quanto non la visualizzi il pannello sorgente. Questo perché la mia foto è una foto che dovrebbe essere 4000x3000, lo vado a vedere dal pannello progetto, ecco qua, informazioni video, la foto è di 4000x3000 pixel, della durata tra l'altro di 5 secondi, cioè 125 fotogrammi, così come avevamo visto nel pannello generali all'inizio del tutorial. Ora, se voglio scalare questa foto, ho due possibilità. O vado a premere tasto destro sulla traccia video e poi vado a spuntare ridimensione a dimensione fotogramma, e in questo modo la foto la vedo scalata all'interno della mia area di lavoro 1280x720, e però ho queste due bande nere proprio perché il rapporto di pixel della foto rispetto al formato televisivo è diverso. Ho uno sviluppo orizzontale per quanto riguarda il mio video, mentre la foto è pressoché, non è quadrata, ma insomma è 4000x3000, un rapporto 4 terzi anziché 16 noni. Se vado nel pannello controllo effetti, direte voi, che problema c'è? Posso andare a scalare la foto, lo faccio o posizionandomi col mouse e scalandola in dimensione, ma in questo modo il rischio è che se la foto non ha una qualità particolarmente elevata, si vada a sfocare, quindi perda di qualità. Per cui lasciamo che il valore sia a 100, e il mio consiglio è quello di ritornare, fare un passo indietro, tornare alla foto come era visualizzata in origine, quindi a 4000x3000, vado a deselezionare il ridimensiona a dimensione fotogramma e vedete che però la scala rimane a 100%, sostanzialmente 100%. Questo perché quando vado a ridimensionare alla dimensione del fotogramma, l'immagine viene ricampionata e rimane comunque a un valore 100, ma non confondetevi su questa cosa, anche perché il consiglio è quello di lavorare sempre alla dimensione originale. In questo modo, se voglio andare a scalare e a rimpicciolire la mia immagine, prendo il mio bello slider, lo sposto verso sinistra e vado a visualizzare la foto fino a che non mi compaiono le bande nere. A quel punto sarà troppo, eccole qui, facciamo sparire queste bande nere laterali e abbiamo un valore del 32%. In questa maniera io posso andare anche a spostarmi la foto verso l'alto, verso il basso, non troppo, altrimenti vedo il nero e quindi anche qua si creerebbe un problema. Il movimento orizzontale non è quello che mi interessa, perché altrimenti vedrei ancora quelle bande nere, per cui lasciamo questo valore a 640, che è il punto centrale. Ma può anche essere scomodo lavorare in questa maniera, cioè spostarsi sui numerini non è esattamente una cosa comoda, ve l'ho già detto, è scomodo. Allora cosa faccio? Vado a cliccare su questo tastino che sta di fianco alla scritta movimento. In questa maniera vado a visualizzare i bordi della foto e
posso decidere di spostarla direttamente dal pannello programma, e in questa maniera è molto più intuitivo anche muovere la foto, specie se devo fare delle animazioni, cosa che vedremo magari più avanti. E direi che questo è decisamente il modo migliore per andare a gestire la scalatura, perché ovviamente posso anche scalarla la foto, la scalatura o in movimento il riposizionamento della mia immagine all'interno dello spazio video. Mi fermerei qua per questa settimana, vedremo altri argomenti relativi alle immagini fisse nei prossimi tutorial, e vi saluto e come al solito vi ricordo che la vita non è un film.